No, andiamo sulla partita. Zoccolo, lei l'ha vista? sì, certo, l'ho vista quasi tutte le Ci partite. racconti chi l'ha impressionata? Bene il primo tempo, il Milan, Allora, diciamo che non facciamo pressione alta, però abbiamo fatto 25-30 minuti, secondo me, di qualità. Si vede che il Milan quest'anno davanti ha molta più qualità rispetto all'anno scorso, anche senza dare palla a Io te l'ho Leao, anche. detto, questo vuole fare la serata dell'anno. Ma che vuol dire che vuole fare la serata dell'anno? Non l'ho capito È questo. una sua banalità, quando uno dona gli Qua ci dice stanno quelli che ogni tanto grazie fanno le Iannella. serate che ne donano 100, che vogliono entrare nella storia. E Ah, questo mi ho capito. sembra una di quelle serate. Allora, spam di mecenate per Iannella che ringraziamo. Scusa Zoccolo. Grande, ci mancherebbe. No, quindi vedo molta più qualità, più possibilità di scelta. Se non andiamo a destra, andiamo a sinistra. Ci sono gli inserimenti, abbiamo ancora tante carte da scoprire perché Chukwueze, Okafor, così praticamente non hanno giocato, sono entrati a 15 minuti dalla fine. Balliamo dietro, questo mi preoccupa parecchio, anche se abbiamo chiuso in clean sheet dietro, io sento sempre pericolosità. Possiamo dire Tomori. che Tomori, Zoccolo, non so come lo vede, io dico che Tomori da un anno, tolto la prima stagione, Andrea, su questo, tu lo dicevi da tanto, Andrea, dico che questo. Tomori c'ha il blackout, praticamente c'ha dei momenti in cui, ma anche su Orsolini, che dopo ce lo vediamo, Mamma, che fa una fenomeno! roba che non ha senso, hai capito? Che poi può essere o non essere rigore, però fa proprio delle robe che non hanno senso. Sì, è molto discontinuo all'interno della stessa partita, però effettivamente tranne l'anno dello scudetto, obiettivamente quest'anno, qualora dovesse rifare la stagione dell'anno scorso, non è un difensore su cui tu ti puoi appoggiare. E comunque giocava con Kier. E per me anche questo fa molto la differenza. No, L'anno io dello scudetto. non sono d'accordo su Tomori perché tutti gli errori non sono errori singoli dove lui fa delle porcate, sono Beh, errori ma che capito, la però se sulla squadra. linea, laterale fai palla Grazie, a centro Iannella. da non c'è per poi tirare la nostra difesa, perché? Ma è la squadra che è messa sempre male quando difende, ragazzi. Non è. Manfredi, però ti voglio ricordare che in quasi tutti i derby, non ultimo quello di Champions, Tomori viene automaticamente scherzato, spesso da Memoria. Lautaro, ma anche da altri. Si A mio diceva avviso, anche di Tomori. Romagnoli, quando lasci sempre uno così, c'hai metri, tanti metri tra te e il centrocampo, fa sempre la No, brutta però se figura c'è una nota stonata di l'ultimo. stasera. Ma secondo me però, ragazzi, io mi trovo d'accordo con lo Zoccolo. Come ti chiami solo per... Ah, Luca, Luca, comunque. una domanda, scusa, Giulio, ma tu sei Vai, vai. quello della YouTuber League, cioè, difensore, Arcigno? Grande, ma che, guarda, questo di Sciscione, mandate la clip a Sciscione dello Zoccolo, lo Ah, potrebbe essere un profilo. Mi ha detto Manfredi, se volete far giocare io ci sono. Zoccolo, Guarda che signori! io ho un quaderno pieno di possibili giocatori, È un poi sesto decide il uomo, mister. Zoccolo, cioè, però secondo me è uno che comunque te la dà, capito quella roba lì? C'è una Alla. garanzia, Cioè, dici? ci Sì, mette il cuore? ci mette il cuore, ci mette il cuore. No, guarda, c'ho 40 anni, ma qualità Minchia. c'è, eh. Oh, 40 anni, ma ammazza! Portati benissimo, Mi vorrete porta venire. bene, no, non come me, però. Giulia, ci dica il suo punto di vista sulla partita, che non si è ancora No, il mio punto di vista espressa. della partita è questo. Cioè, Allora, le statistiche, metti. io devo dire che. Oh, aspetta, aspetta, Giulia, abbiamo un problema. Grave. Che vuol dire sta cosa qua? Dobbiamo risolvere, ragazzi. Ragazzi, Contattate dovete Fimbo. sloggarvi e riloggarvi a Twitch o a Amazon Ecco, se entrate col slogatevi, Prime. slogatevi. Prego, prego, Giulia. O aggiornare l'app. Allora, stavo dicendo questo. Secondo me, note positive è che Pure chiaramente quest'anno aspettare. abbiamo dei giocatori che hanno classe, che sanno toccare la palla, quindi abbiamo tante alternative in attacco e va bene, sono molto contenta di questo. Cioè, l'anno scorso vedevi Leao e Theo, che erano gli unici due giocatori con un certo proprio livello, un modo di toccare la palla, quest'anno non è così e questo e va benissimo. Io ho due perplessità. La prima, bisogna vedere come Pioli integrerà tutti questi acquisti e alcuni, secondo me, sono un po' doppi in certi ruoli, mentre non mi convince A sia la Pioli difesa. piace sta cosa, sai? Manfred, lo so, però, per esempio, secondo me, adesso arriviamo sulla difesa, però un altro tema così che vorrei trattare con voi, ad esempio, tu giochi col 4-3-3, cioè stasera il play teoricamente è Krunic. In sostituzione c'è Bennacer quando tornerà. Ecco lì, secondo me,
Meno mi convince. Quando torna deve andare a fare la Coppa d'Africa. No, quindi... ma poi Manfred non è per dire, ma cioè Krunic, io sono d'accordo che sia una garanzia, però secondo me attenzione, attenzione. Ma è sempre lui. Vabbè, però allora. Grazie Iennella. E conquista il cuore. Vuole diventare subito un nuovo protagonista. Ma lui quest'anno vuole essere un protagonista. No, quindi questo, cioè, è già primo. Giulio, visto che ti abbiamo interrotto. No. Buonasera. Bentornato, direttore. Ciao. Che bellezza da vedere quel coso di frutta dietro. È tutto curato. Come stai, Harry? Tutto bene? Diciamo di sì, dai. Passato delle buone vacanze? Diciamo così così, ne abbiamo parlato in privato, però va bene. Vabbè, sì. Vabbè, se lo sarà si scorda tutto. No. Era una domanda retorica perché ci siamo sentiti. Però sei contento stasera, cioè ho visto... No, stasera sì, dai. Un po'... Sì, sì. Rientra, sul destro, col cross in aria! Loftus, Reinders, Cerotero, Cero! Cero! Giro! Quest'anno è diverso! Che calcio non fai! Chiedi a te scusa, Giro! Che c'è? Ma non è lui! Ma chi è? Il presidente Mario Ferri il Falco. E adesso il mio settembre inizia ad avere un'altra. Manfredi c'ha tutta un'altra faccia, cioè, dall'inizio della live adesso. A lui non importa più. Grazie presidente. Ma scusa, perché non abbiamo fatto, cioè come mai il presidente non ha una canzone tipo quella di Jay Pata? Sarebbe gliela faremo. Faccia, gliela chiediamo. Comunque, a Fulber. Ragazzi, è un uomo che ha delle statistiche impressionanti. Sto parlando di Reinders, ha fatto un assist. Adesso però arrivano le immagini. Eccole qua. La cosa assurda è che c'ha 100% di precisione dei passaggi. Cioè 27 in tutta la partita, tutti su compagno, non ha mai perso una partita. Quindi attenzione. Occhio Manfred, occhio Manfred. Iennella. E no, si vuole ritrovare il privato. Ne mette altri 25. No, ma Non rinneghi, io l'avevo sgamato che volevi entrare nel consiglio. Facciamo consigliere almeno questo. Se non è presidente sarà consigliere. Grazie Iennella, spam di mecenate per Iennella. Iennella è carico, comunque. Come le capisco. Allora. Beh, Reinders ha fatto una partita, secondo me, probabilmente il migliore. Reinders è un bel giocatore. Non chiedete Sabi in chat, raga, per favore. Secondo me a fine anno sarà l'unico che salviamo in tutti quei 10. No, ma prima sono proprio d'accordo. Ma scusa, ma chi è che non ti piace? Perché io ti ho sentito dire che non sei, ho sentito un paio di video, il mercato non ti è piaciuto. Chi è che non, cioè, chi è allora, che non ti piace? Allora, tu devi fare il 4, allora ascoltami, tu devi fare il 4-3-3, vuoi cambiare modulo, ok? E hai 90 80 milioni, quanto ha preso con Tonali? Allora, tu la prima cosa che devi fare è andare al Sassuolo, che il migliore per fare il 4-3-3 ce l'aveva il Sassuolo, e gli dici: scusate, quanto ha offerto l'Inter per Frattesi? 30-35, ce questo lo prendiamo, ti posso dare questo è la base se vuoi fare il 4-3-3 e c'hai 80 milioni, devi andare al Sassuolo e portarti Frattesi a casa primo, se vuoi fare il 4-3-3. Poi Pulisic e Chukwueze hanno lo stesso ruolo e sono costati questo tutti e due 20 milioni, quindi non ha senso come acquisto. E Okafor non è una punta. Cioè, ma tu Manfred pensi che ti va a questo punto? Che faccio entrare il nostro capitano
e il nostro presidente. Buonasera. Ciao. Mario per il palco. Ciao Press. Buonasera Press. Ciao a tutti, mi siete mancati. Io non ho nessuno. Sono veramente un cane della Malesia. Però a questa situazione mi sono affezionato, incredibile. Anche noi, presidente, tranne che a Manfredi. Anche noi. Presidente, io volevo subito rimproverarla perché, nonostante sia il capitano della Fucina, sono 3 mesi che fa serata e beve ogni sera. Ma lei è un buffone. Però ho visto le donazioni e va bene così. Lei è un geloso, l'invidia è una brutta bestia. Ma poi Manfred, bisogna vedere cosa fa in campo, cioè, perché magari lui così si trova bene. Ma non le reggi più a quell'età. Pago la bet e faccio la nuova. Cosa, tu sei vecchio, che vuoi da me? Manfred, tu non hai ancora visto niente. Mario te lo sei visto il Milan? Sì, sì, il secondo tempo, perché prima stavo a fare allenamento. Io penso brutto. Che il Milan di quest'anno è più forte di quello dell'anno scorso, sicuramente fisicamente, quel centrocampo, tanta roba, tecnica, Pulisic, tanta roba, è veramente una squadra fastidiosa per chi gioca contro, perché da ogni lato c'è una qualità diversa. Buonasera. Questa canzone a tutti. Ma non lo so. Ossessione addirittura lui. Dammi la gallina. Lui è ossessione. Allora, ognuno c'ha il suo. Però rispetto per il collega. Guarda, devo dire che Augusto mi sa che è quello che mi è mancato di più. L'ho notato questo. Adesso quando è entrato. Beh, la qualità si vede. Augusto, ti sei visto il Milan, te? Ragazzi, c'è un mezzo rigore chiesto dal Bologna. Ho visto. Diciamo che ho visto quello che serviva al primo tempo. E poi c'è stata una partita. Cioè, abbastanza indirizzata sin da subito, forse la traversa poteva cambiare qualcosa, però a me è sembrato molto concentrato e quadrato sull'obiettivo, e quello che secondo me è che c'è giocatori che secondo me possono creare la giocata da un momento all'altro. A me per esempio Pulisic è uno che piace molto, quindi secondo me Pulisic il Giroud che ne pensa, Ciccione? Ma Giroud ha fatto il suo, onestamente. No, scusami, sì, si chiama Porta Vuota, ha fatto il suo. Ha fatto per 60 minuti. No, ha però fatto dai, anche di prima. Però secondo me quello che deve, a parte tutto che io oggi dicevo il Milan vincente, tu hai detto che pareggiava, quindi adesso sta a fare il fenomeno. Io mi ricordo. È un pronostico, quindi a caso strano, io ho azzeccato. No, infatti ha sbagliato di tutte e due, vabbè, lasciamo perdere. Ha iniziato proprio col piede giusto. Dai, cosa aveva detto del Milan? Ma guarda, il Milan ha detto soffriva. Vero, 0-0, 1-0. 1-0 e invece è finita. Invece il Torino sicuro vince. Sì, è vero. L'abbiamo visto prima. C'è questo caso, Augu. Attenzione. No, già l'ho visto, no, ho visto quello. Scusate. Ecco. Quello d'Orsolini, no, è una cosa, ragazzi, di campo. Che fenomeno è come ha cambiato il ritmo della partita, Orsolini. Sì, sì, ingresso immarcabile, veramente è assurdo che sia ancora a Bologna. Sono d'accordissimo con Manfred per una volta tanto. No, ma lui, questa è una follia di Tomori, perché lui sta correndo fuori, cioè non verso la porta, sta andando fuori. E lui va lì e lo tocca e l'arbitro lo vede e non la reputa. Pancio è salito di livello con le analisi, il Pancio, mi piace. Guarda, secondo me la cosa io lo dico da 2 anni che Tomori, ragazzi, non è quello che fanno. Secondo me non fischia rigore perché lui poi si butta con i braccia in avanti, sembra che sta a fare mezzo carpiato, secondo me quello non aiuta a farti fischiare rigore. Sì, cioè ha enfatizzato troppo la caduta. Per me ci poteva stare pure rigore, non dico che non è rigore, però io dico l'interpretazione dell'arbitro è quella che magari del campo che ti dà l'impressione. Io quando se vedo uno che fa così coi braccia, dico alzate e cammina. Però in ogni caso, secondo me Tomori qui ingenuo e anche a me non dà quella sicurezza. Se ti danno il rigore. Che ragazzi, secondo me con quella, spero che non sarà un tema di quest'anno, però che la difesa possa non dare garanzie è vero, perché sono tanto giovani, perché Kier per me giocherà poco, Kalulu pure stasera ha fatto una cosa terrificante, ce l'ha ogni tanto,
cioè abbiamo Ciao, eccoci, ma cioè nel senso che detto, quindi un altro centrale buono l'avrei preso. Ma quello che adesso hanno speso. Cosa Luca? Aspetta, una volta, un po' col centrocampo, c'ha ragione Manfredi, se li lasci sempre in uno contro uno prima o poi sbagli. Però, però in teoria, però scusate, in teoria Krunic, che impostare non imposta, dovrebbe da quel punto di vista dare una grossa mano, pure Benasser quel ruolo lo fa. Sì, però poi ma non può farlo da solo. Già oggi Loftus-Cheek, non so se hai notato, l'ha tenuto un po' più basso. E Renders non può partire tutte le azioni. Mi piace tantissimo, raga, lui. Mamma però, ragazzi, mia. Però secondo me con non lo so, io ho il dubbio, a me piace molto il 4-3-3, però onestamente do ragione a Manfredi, nel senso che io ho l'impressione che se il Milan ha deciso di giocare con questo modulo, non so se proprio gli acquisti sono perfetti, perché effettivamente per il 4-3-3 non so se hai il centrocampo ideale, e a me non convince per niente che tu con quella rosa comunque gioca Krunic, che sembra ormai diventato un titolare inamovibile. Ok che non c'è Benasser, però lì c'è Benasser. Ma non c'è Benasser. Comunque Loftus-Cheek e Pulisic e Loftus-Cheek e Renders tendono comunque a farsi molto, molto in avanti. Quindi non lo so, secondo me la difesa un pochino ballerà. Vediamo il Falco che ne pensa sulla difesa ballerina. Io non sono d'accordo però con Giulia su Krunic, perché Krunic ha avuto una crescita incredibile. Poi che non sia un fenomeno e che quando rientra Benasser gioca Benasser non ci piove. Però a quanto pare poi lo devi vivere lo spogliatoio. Però Mario, con un altro, cioè secondo me, con un altro modulo, un'altra impostazione, con la rosa che oggi ha il Milan, togli che è chiaro che Krunic non è il titolare, lo sarebbe Benasser, ma secondo me è proprio assurdo che tu ti ritrovi che il titolare è comunque Krunic. Perché io sono d'accordo, cioè Krunic ha fatto bene, è un giocatore che comunque nei momenti cruciali, secondo me, e ha portato a casa prestazioni importanti, però è Krunic che secondo me c'ha quei piedi lì. Però secondo me con questi giocatori non può fare. Di fa solo 4-3-3. Però il Milan nasce 4-3-3 dall'inizio fino alla fine. Ma ragazzi, ma pure le ali. Però Mario, allora secondo me lo dovevi prendere un giocatore che potesse giocare al posto di... Vabbè, ma parliamo un attimo di quelli che hanno giocato, che dopo così andiamo sulle altre squadre. Harry o Q? Leao? No. Leao. Malino oggi. Ha sbagliato anche un gol. No, secondo me no. Secondo me sì, non era in palla forse, boh, non so. Però si è sacrificato molto per la squadra, ha fatto 2-3 rientri, comunque ha preso una traversa, un palo, insomma, pare che... sbagliato lì. Posso fare una domanda su Leao a Manfredi, insomma, i milanisti, lo zoccolo duro, Giulia. Allora, l'anno scorso Leao era intoccabile anche per mancanza di alternative. Sì. Per come vedo io il calcio, non credo che Okafor sia una punta centrale, ma è una punta esterna Okafor. Il meglio di sé è proprio nella posizione di Leao. Domanda: ma se Leao gioca male la prima, la seconda, la terza, quest'anno vedete possibile panchinarlo a favore proprio di Okafor messo in quella posizione? Allora, se gioca meglio, io per me, cioè, non ho feticismi, può farlo anche cioè, se gioca meglio quello, pure gioca quello. Non ho problemi su questo. Chi se ne frega, gioca meglio un altro. Ma però per me non lo perde, ragazzi. Inamovibile, dai, su. Ma pure secondo me si sposta Pulisic, dico, no? Dico, no? Meglio. Ah, tra l'altro il ruolo di Augusto, per risponderti proprio col Milan, Okafor in Champions, sì, partendo da quella posizione, fa una giocata incredibile e segna. Cioè, è un ragazzo che ha numeri, magari potrebbe sorprendere, no? Secondo me, ragazzi, Leao è comunque un altro livello ancora. Però ragazzi, un conto è il numero da una volta, un conto è la continuità, ma anche la possibilità di caratterizzare le difese avversarie. Secondo me Okafor non le caratterizza, invece Leao tu comunque c'hai sempre un'attenzione diversa. Secondo me invece sì. Sono d'accordo. No, ma infatti secondo me è una figata, perché il Milan stasera ha dimostrato di non essere più dipendente da Leao. Cioè, in una serata in cui lui non è in forma, il Milan comunque gioca bene. Ha delle alternative valide, è vero. Sì. Può giocare, no, ma ragazzi, gioca pure sull'altra fascia. Comunque l'anno scorso lì c'erano Messias, Salemakers. Bravissimo. Brava, Giulio. Che gioco volevi produrre? Era comunque sempre meglio palla a Leao. Quest'anno non è più palla a Leao, perché è comunque la miglior soluzione. Potrebbe essere una soluzione migliore andare su un altro giocatore. Questa sarà la vera differenza, che però magari lo stimolerà.
magari. Scusatemi che c'era Luca. Prego, prego. No, sul discorso me, Milan, allora... poi chiudo velocissimo. E poi dopo Luca. Nell'ultima live che abbiamo fatto, lo ripeto, il Milan non ha un difensore che guida la difesa. Cioè un nuovo Kier che dà i tempi, so, quando salire, quando accorciare, un difensore che guida tutta la difesa e il reparto non c'è, perché Kier è troppo vecchio, e non vedo un playmaker. Questi secondo me sono i due più grossi problemi del Milan. La difesa la guida. Questa volta sono d'accordo con Monarca, prima volta nella storia. Solo crampi, Leao, ragazzi, lasciate stare, solo crampi. Io sapevo il crampi. Sono d'accordo, ma la difesa la guida Maignan, per fortuna abbiamo Maignan. Per quanto riguarda Leao, il portiere Luca non è come difensore centrale, cioè per far salire la linea o far rinculare, e deve essere il centrale che guida, non il portiere. Comunque prima sono crampi per Leao. Prego Zoccolo, che l'abbiamo interrotta 100 volte. No, allora, volevo semplicemente dire, per quanto riguarda Leao, sicuramente Okafor sarà il vice Leao e quindi giocherà per far rifiatare Leao quando ce ne sarà bisogno, eccetera eccetera. Il vero problema di Leao, secondo me, è molto semplice. Lui ha delle caratteristiche specifiche dove lui gli basta fare due finte, butta la palla, corre e va tre volte più veloce degli altri e arriva in porta. Non c'è bisogno che si metta a fare tacchetti, doppi passi, arrabone e cerca di creare chissà cosa. Lo sappiamo che lo sa fare, ma facendo quelle cose perde palla e non serve. Se fa il suo, prende palla, punta l'uomo, butta la palla, arriva lì o fa gol o la mette in mezzo. C'ha questa vena artistica che non c'è bisogno. Inutile.